che bello è giocare e vincere anche quello che per te è una sorta di derby. È un'emozione fantastica, anche perché arrivavamo da un momento piuttosto difficile, riuscire a vincere all'ultimo minuto, poi una partita a cui io personalmente tenevo molto, anche perché sono nato a Voghera in provincia di Pavia, e quindi è una bella emozione. Poi è molto importante sia per me, per la squadra, per il mister, per tutta la società questo risultato arrivato poi alla fine dopo una partita difficile. Tu sei solo la punta dell'iceberg di un lavoro iniziato anni fa. Tu stasera in prima squadra, insieme a Tupta, insieme a Riccardi che magari non ha giocato, insieme a Badani, insieme a altri della primavera. È una vittoria anche vostra questa? Sì, sì. È una vittoria, io ci tenevo a ringraziare, vittoria di Calvetti, di Pavanelle, di tutte le persone che hanno creduto in me, che hanno creduto in noi, che hanno creduto nei ragazzi del settore giovanile e di conseguenza anche nella società, nel direttore, nel mister, nei tecnici, negli assistenti. È una vittoria di tutta la società. Io tenevo personalmente di ringraziare i mister Pavanelle e Claudio Calvetti che hanno sempre creduto in me, hanno sempre cercato di aiutarmi anche nei momenti meno facili, più difficili, e come è stato con me hanno fatto anche con tutti gli altri, ed è una nota positiva della società il fatto che ci siano stati tanti ragazzi del settore giovanile all'interno della partita di oggi. Il Verona che è uscito insomma fra gli applausi del Bentegodi, e adesso è già però ora di guardare a domani, c'è l'Empoli che arriva fra non molti giorni. Certo, un'altra partita molto tosta, si ritorna al campionato, noi siamo molto contenti, è arrivata l'area positiva dopo questa partita, siamo molto, molto felici. Adesso l'Empoli è un'altra partita molto importante, subito testa all'Empoli, o per me, che io non saprò se sarò con la primavera o con la prima squadra, io con la testa ovunque mi mandino, che sia con la primavera a Brescia, che sia con la prima squadra a Empoli.